Eminenza Reverendissima, gentili ministri, vedo molti ministri, fa molto piacere, illustri autorità, ci sono anche illustri componenti della Corte Costituzionale, illustri ospiti. Io devo ringraziare il dottor Minen per questo invito che mi ha cortesemente rivolto. Mi permette, mi offre l'occasione per esprimere, in questa occasione ufficiale, il mio ringraziamento, la mia gratitudine, ma del governo, e qui mi spingo oltre, mi permetto di interpretare dell'intero paese, a tutti i dipendenti. Vorrei ringraziare uno per uno, tutte le donne, gli uomini dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Uno per uno tutti i 9.906 dipendenti, per l'abnegazione e la dedizione professionale che hanno dimostrato in tutti questi mesi difficili. Il lavoro straordinario che è stato svolto presso porti, aeroporti, valichi terrestri ha permesso a questo Paese di fronteggiare sicuramente in modo più efficace l'epidemia. Siamo rimasti sorpresi da questa pandemia, ci siamo scoperti vulnerabilissimi, senza adeguate attrezzature, dispositivi di protezione individuale, e voi avete lavorato perché fossero tempestivamente resi disponibili alle nostre strutture sanitarie, ai nostri cittadini. Questo sforzo ha garantito a tutti gli italiani, alle strutture ospedaliere, alla protezione civile, alle forze dell'ordine e alle imprese di disporre appunto di questi strumenti necessari per affrontare l'emergenza epidemiologica. Ed è per questo che ringrazio il direttore dell'Agenzia Marcello Minen, in particolare perché ha saputo affrontare con intelligenza questo grande momento, difficile momento per il Paese. Ha provveduto a semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente la filiera della distribuzione dei materiali. Ed è riuscito, ha avuto un ruolo importante perché ha contribuito a una reazione di sistema. Quindi ha lavorato fianco a fianco, intelligentemente, lui con tutti i dipendenti, con le altre strutture. Mi permetto qui ovviamente di sottolineare doverosamente tutta l'attività che avete fatto di concerto col ministro Di Maio, con le strutture della Farnesina, ma c'è qui anche la Protezione Civile, c'è il commissario Arcuri, tutti i ministri e tutte le componenti anche territoriali del sistema Italia. In tal modo l'Agenzia è riuscita a garantire la qualità dei controlli sui prodotti sanitari, stimolando tutti gli attori della filiera doganale, parlo dei corrieri, degli spedizionieri, perché tutti potessero svolgere tutte le attività secondo procedure, modalità condivise. Senza dubbio il lockdown ha rappresentato una prova particolarmente ardua, difficile anche dal punto di vista psicologico per tutti i cittadini, per l'intero settore poi della produzione, del commercio, per la pubblica amministrazione. Oggi però, continuando ovviamente a vigilare, a mantenere alta la guardia, grazie al sistema anche di monitoraggio nazionale, alle regole precauzionali di distanziamento, possiamo con fiducia attendere all'opera di ricostruzione e di rilancio del Paese. Altri Paesi non sono ancora in questa fase, perché sono ancora alle prese con la parte più acuta della pandemia. Noi, grazie al vostro lavoro, anche ci stiamo predisponendo per l'opera di ricostruzione e di rilancio. Anche in questa fase di ripartenza l'Agenzia può rivestire un ruolo fondamentale, soprattutto nel facilitare la circolazione delle merci, gli scambi commerciali, internazionali, favorendo sotto questo specifico, decisivo aspetto la crescita economica dell'Italia. In questa prospettiva l'Agenzia, vero e proprio entry point dell'Italia, rappresenta per il Governo uno degli elementi qualificanti su cui investire per recuperare il divario di crescita che ha allontanato il Paese dalla media europea negli ultimi vent'anni, il ventennio perduto. Le dogane italiane infatti costituiscono per i cittadini stranieri, per il commercio internazionale, una porta d'accesso primaria per il Paese. La nostra posizione geografica, ieri ero da Iaccio con i paesi cosiddetti Med-Set, del fronte sud dell'Unione Europea. Ecco, la nostra posizione geografica è privilegiata, siamo al centro del Mediterraneo, ci rende questa posizione naturalmente protagonisti nel campo delle relazioni commerciali.
in Europa e anche con gli altri partner mondiali, è necessario coraggio. È necessario coraggio perché questo è il momento anche di reinventare l'Italia. Ci hanno detto più volte, non vogliamo ripristinare la normalità, siamo più ambiziosi. Dobbiamo reinventare il paese e approfittare di questa occasione per renderlo più moderno, più sostenibile, più inclusivo, capace di far fronte alle sfide poste dal difficile e inedito e anche incerto ancora contesto macroeconomico e geopolitico. Nei mesi a venire il nostro paese è chiamato ad affrontare sfide complesse, ma appunto abbiamo questa opportunità senza precedenti. Abbiamo questo piano nazionale di ripresa e resilienza, vedo qui la Presidente del Senato, dobbiamo avviare un dialogo con il Parlamento, ieri l'abbiamo anticipato, troveremo le modalità più efficaci per rendere questo piano un piano nazionale, condiviso innanzitutto da tutte le forze politiche, anche di opposizione, e coinvolgente anche tutte le forze economiche, sociali e culturali del Paese. Potranno trovare in questo piano spazio e progetti di rafforzamento delle nostre infrastrutture anche doganali e logistiche che sono cruciali per assicurare una maggiore competitività al Paese. È necessario innanzitutto migliorare le attuali infrastrutture fisiche e logistiche per rendere i nostri porti aeroporti più moderni e all'avanguardia per poter competere alla pari con i principali leader player europei che attualmente riescono ad attrarre anche più di noi. Dobbiamo ammettere anche qualche nostra deficienza, buona parte del commercio internazionale. A tal proposito intendiamo porre in essere interventi per completare l'intermodalità dei trasporti. Abbiamo in animo di creare smart district distribuiti sul territorio per rafforzare le infrastrutture portuali e aeroportuali. In secondo luogo, dovremo realizzare servizi ancora più efficienti per passeggeri, spedizionieri, corrieri, importatori e per tutti gli altri attori che intervengono nel processo doganale. Tali servizi presuppongono una maggiore digitalizzazione, ho visto che avete un programma di digitalizzazione molto intenso, ecco, questa è una delle priorità indicate anche dalla Commissione Europea per la selezione dei progetti del piano di ripresa e di resilienza e da una maggiore cooperazione di tutte le autorità competenti che partecipano a vario titolo alla catena del valore della logistica italiana. E a questo obiettivo potranno concorrere molte delle direttrici dell'intervento del piano, fra cui sottolineo l'interoperabilità delle banche dati della pubblica amministrazione, vedo qui la ministra Dadone, la razionalizzazione dei data center, la realizzazione di un polo strategico nazionale per le infrastrutture digitali come dati e servizi critici. Infine, la realizzazione di zone economiche speciali, zone franche doganali, potrà sicuramente costituire uno strumento efficace per attrarre investimenti e sviluppo e per incoraggiare le imprese virtuose a investire in Italia, grazie ad agevolazioni fiscali e a semplificazioni amministrative. A riguardo ricordo che proprio ieri è stato convertito in legge il decreto legge in materia di semplificazioni che rappresenta, il governo lo ritiene, il primo, ancorché decisivo, ma il primo passo per creare un contesto sempre più favorevole agli investimenti e alla crescita. Altrettanto fondamentale per il sistema paese è il ruolo poi di controllo preventivo, di intelligence e di investigazione che l'Agenzia svolge in sinergia con i vari livelli istituzionali. È fondamentale per seguire e promuovere la legalità, la trasparenza, che passano inevitabilmente dalla stretta cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, che quindi costituisce questa cooperazione la chiave per governare flussi finanziari e commerciali, reprimere le azioni illegali di contrabbando, contraffazione, traffico di stupefacenti, riciclaggio e di tutela e protezione di un brand che a noi è molto caro, il Made in Italy. Il presidio del commercio internazionale attraverso azioni appunto di investigazione, di intelligence, ispezione degli spazi doganali e su delega dell'autorità giudiziaria sull'intero anche territorio è decisivo per prevenire gli illeciti che sono
ad esempio la sottofatturazione, il contrabbando, la contraffazione. Infine, e mi avvio a conclusione, l'attuale contesto geopolitico impone una sempre maggiore attenzione da parte dell'Agenzia delle Dogane a tutela del sistema paese e dei cittadini italiani per gli effetti distorsivi che possono ingenerare dazi commerciali crescenti tra le potenze mondiali, che di fatto spostano i traffici commerciali verso l'Europa, regimi nazionali fiscali differenti anche all'interno dell'Unione Europea, sistemi e modalità di controllo diversificati a seconda del paese, del regime doganale prescelto dall'esportatore. In conclusione, desidero rinnovare i miei sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto, così diffusamente peraltro descritto dal Libro Blu, che è molto puntuale, molto dettagliato, ed esprimere il mio più sentito, convinto incoraggiamento per le nuove sfide che attendono l'Agenzia. Dobbiamo fare sistema. L'Agenzia è parte integrante del sistema Italia in ragione dei suoi molteplici ruoli, delle sue funzioni e dei suoi scopi. Dobbiamo assicurare che continui l'Agenzia a recitare questo ruolo di presidio della sicurezza nazionale e di perno del sistema doganale. Il Governo c'è e al vostro fianco vi incoraggia e vi sostiene. Grazie.